Buongiorno, l'argomento di oggi è il solito, cioè quella che Gramsci chiamava la stampa borghese, di cui diceva quello che potrete facilmente reperire se fate un minimo di ricerca su Google, e che era vero quando lo diceva lui, come è vero oggi. Io sinceramente non capisco quelli che dal nostro lato, e qual è il nostro lato? Dal lato di quelli che non si riconoscono antropologicamente nel PD, d'accordo? Dal lato di quelli che non si riconoscono in questa antropologia della superiorità morale e della subalternità però all'Europa, ecco. Io non capisco quelli che dal nostro lato demonizzano la figura di Gramsci o così astrattamente, senza entrare nel merito di alcune analisi che ha fatto e che restano comunque delle pietre miliari nella comprensione dei meccanismi del potere, e quella del ruolo della stampa, secondo me, rientra fra queste. Ci pensavo adesso perché vi ho detto come si può gestire questo fenomeno in una democrazia che deve lasciare libertà di menzogna e che in qualche modo, perché questa è una libertà fondamentale, e che in qualche modo non ha difficoltà a trovare dei meccanismi di regolamentazione che rompano le grandi asimmetrie informative, cioè il fatto che esistono dei monopoli pesantemente finanziati che in qualche modo sussidiati di fatto, perché poi di fatto sono praticamente tutti in perdita le testate giornalistiche, che senza intaccare alcuni altri principi di libertà, la libertà di impresa, eccetera, eccetera. Cioè, in altre parole, come ci siamo detti più volte, siamo in un contesto che garantisce la libertà di menzogna e favorisce il monopolio della menzogna. E questo sistema, per gestire questo sistema senza soluzioni che non sarebbero peraltro tali, sarebbero semplicemente un diverso male, autoritarie o illiberali, c'è un unico modo: affamare la bestia, come direbbero gli spaghetti liberisti. La vera bestia è il sistema dei media, e per affamarla bisogna sostanzialmente non cibarsi noi dei suoi prodotti e non parlarle quando la si incontra. A me dispiace perché certe volte mi sottraggo anche alle domande, ma semplicemente anche agli sguardi, a qualsiasi tipo di contatto, anche con persone che, poverine, mi fanno anche umanamente simpatia o tenerezza, però purtroppo a me dà fastidio che persone che per anni, quando non ero in politica, ma ero un intellettuale relativamente rilevante, tant'è che mi vedevate in televisione molto più allora di adesso, no? Queste che per anni hanno ignorato il mio pensiero, d'accordo, adesso mi vengono sotto per carpire il gossip del giorno. A me questo dà fastidio, perché lo trovo, come dire, la materializzazione di un meccanismo di selezione avversa che, per suscitare un minimo di attenzione, di hype, così, va alla ricerca della dichiarazione pruriginosa dal punto di vista economico, ovviamente non sessuale, anziché approfondire, chiarire, sempre in questo modo frammentario, episodico, sempre nel tentativo di mettere zizzania.
E questa cosa per me è stucchevole e ripeto, non dipende dalle qualità del singolo, sono tutte brave persone. Questa è un'altra grande lezione che noi dovremmo veramente interiorizzare dal metodo, diciamo, chiamiamolo pure marxista, insomma materialista. È inutile prendersela con le persone. Se c'è una cosa che insegna la insegna la politica è che in certe circostanze persone diverse poi alla fine si vede che fanno le stesse cose, falliscono o non falliscono più o meno nello stesso modo se le circostanze oggettive al contorno sono quelle. Sì, l'uomo fa la differenza, ma comunque non può essere un fatto personale la lotta al monopolio della menzogna. Non può essere, ah, guarda quello che cosa dice, guarda quella come si veste. Non può essere questa roba qui, altrimenti diventiamo anche noi delle portinaie acide come loro. Cioè, questo è il problema, è che la superiorità morale è di due tipi. Quella facile, del PD, che dice a se stesso io sono moralmente superiore, ci crede perché è stupido e quindi va in giro a testa alta, e quella difficile, che è quella che consiste nel non fare l'errore che fa il tuo avversario, ma in realtà è il tuo nemico, perché vicende come quella del dossieraggio chiariscono che lo scopo è proprio eliminarci, non è un altro, insomma, quindi sono nemici della democrazia, ma lasciamo che lo siano loro. Comunque, tutto questo perché? Cos'è che ha promosso questa eterna ripetizione dell'ovvio che vi propongo all'orario del caffè? Ma il fatto che ho capito che c'è una cosa peggiore del leggere i giornali, ed è il farseli leggere dai giornalisti. Vabbè. Adesso, fra l'altro, sentivo una rassegna stampa su Retre, dove c'è qualcuno che non conosco ma stimo aprioristicamente, che leggeva un articolo di Gianfranco, non si capiva se Pasquino o Pasquini, lui non... Io mi ricordavo che c'era un Pasquino, sarà che ieri sera ero a cena da quelle parti lì, ma insomma, ed era sfolgorante questo articolo di malafede e di, devo dire, vacuità. In particolare in un passaggio, no? Perché adesso devono parlare male della finanziaria, si è capito, e vabbè, è normale, ma questo ci sta, l'opposizione deve opporsi, deve trovare dei difetti anche nelle cose fatte bene, è giusto che l'opposizione faccia comunque opposizione. Io questo concetto dell'opposizione costruttiva non l'ho mai capito, sinceramente, partendo dal presupposto che l'opposizione può essere o distruttiva o inutile sostanzialmente, ma vabbè, comunque. Allora, i difetti sono, appunto, ieri abbiamo detto il fatto la finanziaria è come un blitz, oggi questo genio della politologia diceva perché dalla terza finanziaria del governo Meloni ci aspettiamo che non si nasconda dietro alibi come ce lo chiede l'Europa. Ma cazzo, ma siete voi i servi della subalternità totale al progetto europeo che avete chiesto di inchinarsi, avete inchinato il paese, lo avete piegato sotto il peso dell'idea che siccome voi eravate migliori del paese, questo paese andava disciplinato con le regole che i vostri fratelli europei, che erano gli eredi, diciamo, morali e materiali, peraltro, di quelli che, come dire, nelle nostre montagne avevano combattuto dalla parte opposta a quella che credete che sia la vostra parte, venissero qui a farci la lezione, a dirci come spendere i nostri soldi. Siete voi che ci avete messo in mano con un ricatto morale a quei bancarottieri seriali che sono, diciamo, le istituzioni e i partiti
socialdemocratici, segnatamente il popolare europeo, con le loro assurde politiche di bilancio, tutte dettate da un risentimento anti-italiano e da uno spirito antisolidaristico che avrebbe dovuto far schifo a voi e non a noi. Voi ci avete fatto entrare in questa tonnara tutti contenti perché non capivate un cazzo, come continuate a non capire un cazzo di macroeconomia con la vostra spocchia e con la vostra pretesa di essere il sale della terra, e invece non siete assolutamente neanche in grado di fare una O con il culo di un bicchiere, va bene? Così adesso abbiamo detto, abbiamo messo lo yin e lo yang del turpiloquio, va bene? Voi e adesso che cosa venite a dire? Che ce lo chiede l'Europa un pretesto? Ma certo che lo sappiamo che è un pretesto, ma è stato il vostro pretesto nel quale ci avete fatto entrare, perché voi volevate fare delle politiche di recessione e deflazione antioperaia, dando la colpa ad altri con quel meccanismo di blame shifting che noi, non voi, perché siete degli ignoranti fottuti, noi abbiamo studiato sulle riviste internazionali. Basta pensare appunto a Kevin Featherstone, a tutto quello che ci ha spiegato sulla political economy del vincolo esterno e quindi sostanzialmente della tecnocrazia. E adesso ve la prendete col governo de destra, perché il governo de destra, secondo voi, pretestuosamente cita l'Europa per sottrarsi alle sue responsabilità. E beh, scusate, no, non, questo ragionamento non gira. Noi siamo in una tonnara perché in questa tonnara ci ha portato il compagno Prodi col colbacco e le tigelle. Avete rivendicato questa scelta, adesso noi siamo costretti a lavorare in questo insieme di regole, lo stiamo facendo meglio di voi, perché siamo riusciti a fare cose che voi non siete riusciti a fare, a partire dall'abbattimento del cuneo fiscale contributivo reso strutturale, e è questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio quello che peraltro era prevedibile, cioè che un governo che voi continuate a chiamare di destra sta facendo il lavoro che gli elettori si aspettavano da voi, che vi dite di sinistra. Questo è il punto. Ma guardate, voi la potete mettere come vi pare, si vede che è così, si vede che siete dei falliti perché siete degli ignoranti, oltre ad avere la, diciamo, consistenza etica di un cobra dagli occhiali, d'accordo? E quindi vabbè, niente, questa roba non esiste, colpa mia che ho acceso la radio e c'era uno che la leggeva.